Grazie Presidente. Sette anni di Auxilia Finance sono stati vissuti passando attraverso alterne fasi del mercato. Certo che costituire una società di mediazione creditizia nel 2010, quando c'era una direttiva europea, quello che poi sarebbe diventato il decreto legislativo 141 era soltanto in bozza, ha significato davvero comprendere pienamente dove stava andando il mercato del credito, ha significato avere il coraggio delle scelte. E qui non posso non ringraziare, e lo faccio anche a nome vostro, Paolo Righi, perché ha avuto visione, ha creduto nel progetto, in un momento in cui il mercato era in fase calante. Beh, ma è proprio in quei momenti che occorre avere visione, occorre avere sangue freddo, occorre avere la capacità di capire, credere, sostenere le scelte nonostante le cassandre. Devo dire anche che il Consiglio Nazionale di questa grande federazione, in questi anni comunque, nella sua quasi totalità, ha sostenuto questa idea, ha sostenuto il Presidente, ed oggi, se possiamo parlare di Auxilia Finance come di una realtà importante nel mercato del credito, è dovuto proprio all'unione di tutti questi fattori. Certo, nella fase di startup abbiamo vissuto dei momenti da far tremare i polsi, no? Perché la normativa non ci aiutava, era una materia nuova, il legislatore era balbettante. Pensiamo soltanto alla materia giuslavoristica, dovendo fare i contratti ai collaboratori di società di mediazione creditizia, se chiedevamo al Ministero Economia e Finanze cosa fare, non sapevano risponderci. Per costituire l'organismo di vigilanza che la legge aveva stabilito ci dovesse essere, non c'erano i fondi. Mi ricordo ad una riunione in Banca Italia che FIAIP fu la prima che disse: noi siamo disponibili a far parte della ad essere tra i fondatori e a metterci dei soldi, che poi hanno dovuto mettere anche gli altri attori e fondatori di questo organismo. Ecco, in quel momento è nata la società che sarebbe stata poi, no, uno degli attori del mercato. E poi c'erano anche gli agenti immobiliari che sono stati espunti dal mercato del credito in modo del tutto dannoso, secondo noi, in modo del tutto errato. I tassi che salivano, scendevano, è vero che poi si sono attestati a livelli molto bassi, ma la politica sulla casa, la tassazione, ha reso quel mercato davvero un mercato molto difficile. In quel contesto nasce, si struttura, prospera Auxilia Finance. E in questi anni, se togliamo un anno che è stato il 2013 in cui Auxilia ha balbettato, è stato sempre un crescendo di numeri positivi, crescita dell'intermediato erogato, crescita degli utili, e anche quest'anno stiamo andando in questa direzione. Ma cos'è oggi Auxilia Finance? Oggi, intanto, lo scorso anno a giugno è cambiata la struttura societaria, è diventata una società per azioni. Perché? Perché la crescita va sostenuta e quindi c'era bisogno di cambiare la struttura, una struttura che avesse le basi per una crescita importante. Oggi Auxilia Finance è una società di consulenza del credito che sì, offre la consulenza in maniera tradizionale, ma è strutturata anche per dare questa consulenza online. Ha sviluppato, implementandolo, il sistema di firma digitale. Il claim che vogliono farci passare è la
paperless company, perché siamo pronti a fare tutto senza carta. Abbiamo messo a punto anche un sistema che ci consentirà di dimezzare i tempi di delibera, garantendo un'elevata qualità del credito. Questo significherà essere partner privilegiati di banche e di agenti immobiliari. E vorrei farvi vedere un filmato che abbiamo preparato. In un contesto bancario in perenne evoluzione, il management è chiamato a confrontarsi con obiettivi strategici sfidanti e non più negoziabili. Gestire processi operativi sempre più veloci ed efficienti, fondare il raggiungimento dei target aziendali sui principi di just in time e connected thinking, sfruttare al massimo l'analisi delle performance e la valutazione del merito creditizio come driver operativi per lo sviluppo del business. Per una banca che si pone sempre più come un partner privilegiato, pronto a fornire un ausilio efficace ed immediato, attraverso tool e soluzioni informatiche di semplice utilizzo nella fase di accesso al credito da parte della clientela sia privata che corporate. Le banche tradizionali, tuttavia, si muovono spesso in direzione opposta. Acquisizione documentale su supporto cartaceo, frammentazione dei centri decisionali, ritardi strutturali, difficoltà nel controllo dati e conseguente scarsa qualità del credito. Il risultato non può essere che uno solo: costi di gestione del credito elevati e customer satisfaction insufficiente. Invertire la tendenza, tuttavia, è possibile, affidandosi a professionisti del credito muniti di track record estremamente positivi, capaci di fornire alla clientela tutto il necessario aiuto. Help, appunto. Una piattaforma integrata per la gestione del processo di analisi ed erogazione del credito. Le diverse feature di questa soluzione permettono una totale digitalizzazione dell'istruttoria con eliminazione del supporto cartaceo, il monitoraggio in real time delle diverse fasi del processo di erogazione per verificare tempi ed efficienza dei processi, l'acquisizione della documentazione di reddito tramite collegamento web con le autorità competenti previa delega della clientela, la verifica antifrode dei documenti d'identità della clientela con strumenti innovativi e controlli antiriciclaggio sulla base di metodologie certificate, la preverifica del merito creditizio con accesso a banche dati pubbliche e liberamente consultabili. E non ultima, l'analisi real time georeferenziata delle performance delle reti di vendita con approccio top down, per un processo di erogazione del credito più efficiente e redditizio, e una banca sempre più proiettata nel futuro. Help è un progetto che nasce dalla testa di Auxilia Finance. Nasce dalla capacità di capire il mercato, di comprendere il momento, e nasce dalla volontà di essere più efficienti per servire i clienti degli agenti immobiliari. Abbiamo immaginato che l'agente immobiliare volesse delle risposte sicuramente più veloci, avesse bisogno del consulente del credito just in time, e quindi noi abbiamo immaginato di dargli il consulente del credito, che può andare fisicamente presso l'agente immobiliare, ma è capace anche di raggiungerlo online, via web, che può agire e concludere anche a distanza, che può chiedere soltanto documentazione minima, come documento d'identità e codice fiscale, e lasciare che poi tutta la fase istruttoria, compreso il reperimento dei documenti di reddito, sia fatta da parte di Auxilia Finance. Questo consentirà di mettere a disposizione dei decisori della banca un dossier completo,
con tempi quindi di risposta assolutamente dimezzati. Quindi tempi di delibera dimezzati, le clausole sospensive sui contratti di mutuo che avranno dei tempi dimezzati, e sicuramente, sono sicuro che gli agenti immobiliari, il venditore, l'acquirente saranno sicuramente soddisfatti. Ecco, Auxilia Finance oggi è tutto questo, e se piacerà al mercato, così come siamo convinti, il mercato deve ringraziare FIAIP.